Irrational Man. Dostoevsky, detto ormai l'agenda di Woody Allen da 30 anni, dilettando delitti e combinando castighi. Ma se dobbiamo buttarla in politica, allora il partito da votare è quello di Kierkegaard e dell'angoscia del lunedì mattina. La mia ragazza mi ha lasciato una valigia piena di... Ma brava, fai così! Un professore di filosofia, che è l'esatto contrario di Vattimo e Cacciari, arriva come un angelo sperminatore in un campus universitario. No, parliamo d'altro, dai. Se vuoi stare a discutere dei comportamenti di Berlusconi... Beve come una spugna e non sa più eccitarsi. Saranno le menate sull'imperativo categorico e una certa dose di benzodiazepine a farlo tornare alla vita attraverso la morte. Woody, ottuagenario, è tonico e gioca bene la partita, ma come dice Antonio Fiore, dopo aver alzato a rete col mirabile bagger, poi fallisce il match point, finendo involontariamente come il vedovo di Alberto Sordi. Ma vogliamo dire una volta per sempre la verità? Ho sposato un cretino? Me lo tengo. Stop.